Nella giornata che celebra l'Unione Europea, l'Abruzzo si scopre fanalino di coda sull'utilizzo dei fondi europei. L'interpellanza dell'opposizione mette nero su bianco i ritardi del centrodestra. È certificata sul bollettino pubblicato dai GRUE, vale a dire l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, la lentezza della Regione Abruzzo relativamente all'utilizzo dei fondi europei per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Per il primo ciclo le risorse non utilizzate ammontano a 1.312 milioni di euro, per il secondo ciclo le risorse non utilizzate ammontano a 1.179 milioni di euro. Per noi l'Europa è un fattore straordinario. Noi insistiamo moltissimo, ed è il parere del Patto per l'Abruzzo, che l'Europa, l'Unione Europea, la parte relativa alle strutture dell'Unione Europea debbano essere ampliate e sviluppate. Noi siamo per ampliare i poteri della Commissione e per cercare di ridurre, diciamo, la parte che fa più capo al Consiglio, che è l'Europa degli Stati. L'Europa della Commissione ha mostrato di funzionare benissimo anche programmando quei fondi di cui oggi discutiamo e di cui lamentiamo una non efficace gestione. Di cui l'interpellanza. Di cui l'interpellanza, di cui la necessità di fare chiarezza, perché come sempre per quanto riguarda le attività che il Patto per l'Abruzzo intenderà promuovere, il nostro obiettivo è fare l'interesse degli abruzzesi e degli abruzzesi, e noi auspichiamo che con questa interpellanza si contribuisca anche a recuperare quelle inefficienze che oggi riscontriamo. Ma dov'è l'errore da parte della Regione Abruzzo? Io credo che sia mancata una visione strategica, una capacità di progettazione. Sono stati utilizzati, complice anche la pandemia, di cui naturalmente non possiamo non tener conto, sono stati utilizzati spesso alcuni fondi per delle funzioni che la pandemia ha reso urgenti, penso agli ammortizzatori sociali, penso ad altri utilizzi di questo tipo. Dobbiamo riprendere una gestione ordinaria con una visione strategica. Quei fondi ci servono all'Abruzzo per modernizzarsi.